Ordine del giovedì, in cui stiamo cercando di fare queste serate un po' miste tra cultura e gastronomia. E stasera abbiamo l'onore di avere con noi il professore Tuguglia che ci parlerà un po' delle sirene. E giovedì prossimo, perché abbiamo già deciso che verrà una... Giovedì avremo ospite Fabrizio Guastafili. Ah, no, Fabrizio non è pronto giovedì. Giovedì c'è Angelo Armano. Giovedì abbiamo Angelo Armano con... Giovedì prossimo abbiamo Angelo Armano che ci parlerà dell'Aikido con la cultura. Sorrento il Giappone. Va bene, giusto per fare... Noi abbiamo ancora per completare... Fabrizio, le presentazioni di Fabrizio, invece abbiamo in programma una serie di incontri tutti i giovani sera. Io vi ringrazio per essere venuti e spero che sia tutto il lotto per il mondo. Passo la parola a mio fratello che introduce il programma. Facciamo una cosa in famiglia, come vedete, quindi allora io voglio soltanto dire lo scopo di queste serate, noi stiamo cercando di fare in modo che si guardi agli aspetti della nostra città, l'ambiente e la storia, e poi stare invece con noi insieme. È un modo così disimpegnato per affrontare certi argomenti che però cerchiamo di dare a persone che abbiano la competenza e la passione per dirci qualche cosa della storia della città. Io penso che questo dovrebbe essere un format che dovrebbe stabilire, perché insomma, conoscere il posto dove si sta è da più sapore alle cose, e quindi è importante farlo. Questa sera poi abbiamo un argomento molto particolare, non si sa se è carne o pesce, perché abbiamo qui il professor Enzo Puglia, che ha scritto un bellissimo libro sulle sirene, forse uno degli argomenti più conosciuti e trattati, e che nell'immaginario collettivo sono ben note. E le sirene sono legate a Sorrento, più in generale, come vedremo, al golfo di Napoli, fortemente legate alla nostra storia. Cerchiamo di capirne un po' di più, perché non è detto che poi sulle sirene si sappia esattamente tutto, a cominciare con Vitto sono carne, non sono pesci, erano uccelli, poi sono diventate figure mitologiche che hanno la coda, e quindi abbiamo quindi la necessità di capire un po' di più. Questa già la copertina del libro è intrigante, perché come vedete questa è una sirena particolare, è una sirena con le zizze, perché sta a Napoli, è una statua che sta a Napoli, e non ci dirà queste e tante altre cose importanti. Enzo ha scritto diversi libri, è una persona che studia da sempre queste cose, è anche professore, e ultimo il presidente dell'Istituto Bartolomeo Capazzi, un studente di filosofia. Quindi adesso lascio la parola a lui, e come voi sono curioso di sapere qualcosa in più su questa sera. Grazie per questa bella occasione, benvenuti. Sarò breve, leggerò un paio di libri della serie in greco, quindi che ci vorrà? Un paio d'ore si mangia. Siete disposti, immagino, no? Un tempo. No, per me è per adesso ci mettiamo qua. No, vieni, ingegnere, no, dove vai? Gianni, mi sto aspettando. Ti stavamo aspettando. Mena, bellissima, come stai? Dunque, parliamo delle sirene, quelle di Omero, quelle dell'Odissea, quelle originali. Riesco a trovare la pagina giusta. Ecco, siamo nel
undicesimo libro dell'Odissea, la faccio breve. Ulisse è ospite del re di Atene, ci sta raccontando le sue vicende, le sue avventure, e tra le altre cose ha raccontato del suo soggiorno presso la dea maga Circe. Circe voleva trasformare anche lui in bestia, come aveva fatto con i suoi marinai. Poi però Ulisse la soggiogò, lei si innamorò di questo straniero venuto dal mare e diventò la sua fedele compagna. Dopo circa un anno Ulisse decide di ripartire, perché i suoi compagni lo convincono, dice: è ora di tornare, se no a casa non ci torneremo mai più. Lei non è contenta, lei è abbandonata da quest'uomo, però vuole il suo bene, e prima che parta gli racconta un po' quello che lo aspetta, gli racconta le varie peripezie che dovrà superare, fra le quali ci sono anche le sirene, e qui si trovano le sirene per la prima volta. Cosa dice Circe a Ulisse? Intanto è un bello scenario, perché è l'ultima notte che trascorrono insieme, sono sulla spiaggia, ci sono le stelle, la luna, forse faranno l'amore per l'ultima volta. Dopodiché Circe gli dice tutto quello che deve sapere per riuscire a tornare in patria. Alle sirene prima verrai, che gli uomini stregano tutti chi le avvicina, chi ignaro approda e ascolta la voce delle sirene, mai più la sposa e i piccoli figli, tornato a casa, festosi l'attorniano, ma le sirene col canto armonioso lo stregano, posate sul prato, pullula in giro la riva di scheletri umani marcenti, sull'ossa le carni si disfano, ma tu fuggi e tu raggi orecchie ai compagni, cera sciogliendo profumo di miele, perché nessuno di loro ne senta. Tu invece, se ti piacesse ascoltare, fatti legare nell'agile nave i piedi e le mani, ritto sulla scarpa dell'albero, a questo le corde ti attacchino, sicché tu goda ascoltando la voce delle sirene. Ma se pregassi i compagni, se imponessi loro di scioglierti, essi con nodi più numerosi ti stringano. Questa è la ricetta di Circe. Cosa succede? Ho fatto dei tagli naturalmente, però se volete sentire tutti i più ben detto, io sono sempre detto. Difficile gestire tutto insieme. Il libro, grazie. Intanto rapidamente, siamo arrivati già davanti all'isola, giunse la nave ben fatta all'isola delle sirene, che la spingeva buon vento. Ed ecco un tratto il vento cessò e la bonaccia fu senza fiati. Addormentò le onde un dì, non c'è un alito di vento. Balzati in piedi i compagni la vela raccolsero e in fondo alla nave la posero. Quindi agli scalmi seduti imbiancavano l'acqua con gli abeti puliti, che sono i remi naturalmente. Ma una gran ruota di cera col bronzo affilato e un coltello io tagliavo a pezzetti, li schiacciavo tra le mani gagliate, e in fretta si ammorbidiva la cera, che la premeva a gran forza, e la vampa del sole del sire Iperione. Così in fila di orecchie a tutti i compagni turai. Essi poi nella nave legarono me mani e piedi dritto sulla scarpa dell'albero, a questo le corde fissarono. Quindi seduti battevano il mare schiumoso con i remi. Ma come tanto fummo lontani quanto s'arriva col grido, correndo in fretta, loro hanno fretta di passare davanti a questo scoglio pericolosissimo, alle sirene non sfuggì l'agile nave che si accostava e un armonioso canto intonarono. E a questo punto c'è il canto breve delle sirene. Questo è quello che cantano
desiderio. Attenzione, non c'è musica, non si parla di musica, si parla solo di canto. Così dicevano dalle... È sensibilissimo questa testa. Qui presto vieni, o glorioso Odisseo. Le sirene sanno già chi è, non glielo chiedono, lo sanno già. Grande vanto degli Achei, ferma la nave, la nostra voce a sentire. Nessuno mai si allontana di qui con la sua nave nera, se prima non sente suono di miele dall'altro nostro la voce. Poi pieno di gioia riparte e conoscendo più cose. Noi tutto sappiamo quanto nell'ampia terra di Troia argivi e teucri, sono i greci e i troiani, patirono per volere dei numi. Tutto sappiamo quello che avviene sulla terra nutrice. Questo è quello che dicono le sirene, nulla di più. Così dicevano, alzando la voce bellissima. E allora il mio cuore voleva sentire e imponevo ai compagni di sciogliermi, lui è legato all'albero della nave, vuole sentire. Con gli occhi facendo ai compagni che vuole essere sciolto. Ma essi a corpo perduto remavano e subito alzandosi Perimede ed Euriloco, che sono due dei suoi marinai, nuovi nodi legavano e ancor più mi stringevano. Quando alla fine le sorpassarono, sono passati davanti alle sirene e ormai né voce più di sirene udivamo né canto, in fretta la cera si tolsero i miei fedeli compagni che negli occhi, che negli orecchi avevo a loro pigiato e dalle corde mi sciolsero. E qui finisce l'episodio. Non c'è un seguito, non c'è altro. Le sirene torneranno solo alla fine proprio del poema, quando Ulisse è tornato a casa, Penelope finalmente lo ha riconosciuto, hanno passato la prima notte insieme e dopo lui racconta tutte le sue avventure anche a Penelope. Tra le tante avventure racconta anche l'episodio delle sirene, ma è un breve accenno che non aggiunge assolutamente nulla a quello che abbiamo letto. Vi assicuro che il seguito è molto più leggero, però una breve riflessione. Intanto Omero non dice come erano fatte le sirene, non lo dice. Sto andando avanti. È lui che va. Non lo dice come erano fatte le sirene, probabilmente i suoi ascoltatori lo sapevano di loro. E come vedremo dalle immagini sui vasi greci che vi farò vedere fra poco, sicurissimamente erano uccelli, uccelli con il viso di donna, che poi subiscono una serie di metamorfosi col passare del tempo. Non erano pesci. Erano volatili, erano carne, erano pesci. Siamo vittima di un inganno feroce. Allora, le sirene pesce si affacciano alla ribalta della cultura occidentale intorno al VI-VII secolo dopo Cristo, cioè con Omero siamo intorno all'VIII secolo avanti Cristo. Fatevi questo calcolo. Quindi le sirene pesce sono un'invenzione dell'uomo medievale, un'invenzione dei bestiari, si inventavano di tutti i draghi, no? Le streghe. Questi bestiari medievali piano piano accolgono la sirena. Naturalmente poi è stata collegata con Ulisse, ma non c'hanno niente da spartire. Allora, a Sorrento, per esempio, noi siamo pieni di sirene, anche lo stemma, uno degli stemmi civici, credo, eccetera, con la coda, incontri del cinema, siamo pieni di questo logo della sirena pesce, che però
non è la sirena antica, non è la sirena che Sorrento, come dire, ha nella sua storia. Poi ci arriveremo alla fine. Noi siamo collegati casomai con le sirene uccello, non con le sirene marine. Ma come fai a lottare contro la metamorfosi del mito? Non c'è niente da fare, il mito va per fatti suoi e non ragiona. Altre due cose importanti. Come le sirene cercano di sedurre Ulisse? Qualcuno ha detto perché gli offrono il loro corpo, sesso. Non può essere, non è vero, non è così. Intanto le sirene non hanno neanche una descrizione fisica, non hanno un corpo, sono uccelli. E nelle loro parole non c'è nulla che alluda al rapporto fisico, non sono delle grandi seduttrici di questo tipo, diciamo così. Un altro filone di facile interpretazione ha detto che le sirene offrono la conoscenza, e già siamo su un livello più raffinato, perché già Cicerone lo disse. Ma Cicerone fantasticato. Cicerone disse, no, in realtà le canzoni delle sirene alludevano alla conoscenza. Ulisse si fa sedurre dal desiderio di conoscere. E poi questo Ulisse che desidera conoscere è diventato l'Ulisse di Dante, l'Ulisse che non riesce a rimanere in patria, quando finalmente c'è tornato, riparte perché vuole trovare. Scoprire chissà che trova la montagna del Purgatorio, insomma, muore ingoiato dal vortice. Non è vero, le sirene non offrono conoscenza, lo dice così bello Omero, così semplice. Le sirene ti offrono il ricordo di quello che Ulisse è stato. Ti dicono, noi ti raccontiamo la guerra di Troia, ti raccontiamo le sofferenze, gli scontri fra greci e troiani, ti raccontiamo di quando tu eri giovane, forte, vincitore, gloriosa, di quando eri nel pieno del tuo fulgore. Te lo raccontiamo da adesso fin quando vuoi, senza interruzione, a ciclo continuo. Tu sei qui, sedotto, ammaliato, dimentichi addirittura te stesso, dimentichi di nutrirti. Non vuoi più tornare a casa, stai così bene qui, parliamo sempre di te, muori. Questo non lo dicono. Ma insomma, perché quelli che sentono le sirene muoiono sulla isoletta delle sirene? Perché rimangono ammaliati dal sentir narrare ripetutamente quello che sono stati. Sentono la loro gioventù, sentono le loro imprese, anche se sono imprese, sono anni di sofferenza, non ha importanza, anche sentir narrare momenti difficili, momenti di sofferenza della propria gioventù è piacevole, ci sono degli episodi dell'Odissea che lo dimostrano chiaramente. Questa è la malia delle sirene, non c'è altro, insomma. E alla fine Ulisse riesce a superare questa prova, come se fosse una prova di passaggio. Una volta che l'ha superata, lui riuscirà a tornare a casa. I suoi compagni no, hanno la cera negli orecchi, ma io non. Spero di essere stato chiaro, cerco di essere anche un po' sintetico, perché qui mi rendo conto, insomma, delle esigenze del ristorante. I vasi ci mostrano come erano le sirene, o come se le immaginavano, diciamo così, i greci dell'VIII secolo avanti Cristo. Ecco, guardate, questo è una Libalos corinzio, no? Ecco qua. Libalos corinzio con Ulisse attaccato da una sirena, 590 avanti Cristo, siamo all'inizio del VI secolo, a 200 anni circa di distanza da Omero.
vedete com'è la sirena, questo è Ulisse attaccato all'albero, questa è la sua nave, questa è la prua, questa è la sirena, è un uccello che gli sta piombando addosso. Se proprio lo vedete si vede bene, ma insomma finirà meglio nell'altro, si vedeva meglio, vediamo un po'. Ah, ingrandendo adeguatamente si vede che c'ha l'occhietto, insomma, ma è fondamentalmente un uccello. Però dall'altra parte del vaso vedete ce n'è un'altra di sirena, un po' esornativa, un po' è solo un elemento di abbellimento e basta. Ce n'è un'altra che ha già la testolina femminile, già è una sirena più evoluta, diciamo. Questa qui è proprio un uccello. Ce ne sono altri naturalmente, questo è l'ingrandimento. Ecco qua, questo è un altro Aribalos tardo corinzio, secondo quarto del sesto avanti Cristo, cioè un po' più recente. Attenzione, sono vasetti di 15 centimetri, questi sono vasetti per gli unguenti, per i profumi, molto raffinati, molto curati. E questo è il suo stato di conservazione, non si vede granché bene, però qualcuno ne ha fatto un disegno, insomma, una ricostruzione. Allora, questa è la prua della nave, i rematori, Ulisse legato all'albero della nave. Guardate questi due uccellacci, questi sono rapaci, sono le sirene che girano intorno ai marinai, intorno alle navi. E poi c'è un motivo, insomma, questi uccelli marini che girano intorno alle navi, che stanno sugli scogli posati, che intonano il loro canto. Alla fine i marinai veramente li abbindolavano, li invitavano al sonno, a dimenticare se stessi, insomma. E questa è l'isoletta delle sirene. Qui sopra ci sono altre tre sirene che sono già più evolute pure loro, perché hanno i visi femminili. Sono sempre uccelli, insomma, si vedono le ali, però hanno già i visi femminili. Anche qui si passa dall'uccello vero e proprio all'uccello donna. Questo che si vede alle spalle, questa cosa un po' curiosa, non si sa benissimo, però è stato interpretato come l'ingresso dell'Ade, l'ingresso del mondo dei morti. Come dire, tu adesso stai passando, noi ti blocchiamo, ti ipnotizziamo, ti facciamo rimanere qui fin quando non muori e ti facciamo entrare, tu non lo vedi, non lo sai, ma ti facciamo entrare senza neanche tanto soffrire nel mondo dei morti. Questa qui invece è un oinokoe, è un vaso per il vino, questo è un po' più grande, ecco quello lì, ecco. Fine del sesto avanti Cristo, è un vaso di Berlino piuttosto famoso, e vedete i rematori, Ulisse che sembra quasi avere tre braccia, non so se lo vedete, probabilmente il ceramografo lo ha fatto proprio così, pare che abbia tre braccia, perché lui si è agitato, insomma, è stato sedotto, è stato colpito dalla promessa di delle sirene, vorrebbe liberarsi, si è quasi liberato, sta agitandosi. Eccole qua le sirene, vedete come sono nere, sono cupe, sono tetre. Hanno la testa femminile, sì, ma insomma sono dei demoni, Questa è un'anfora della prima metà del sesto. Niente, come lo fa di su? Secondo me vanno avanti da su. Allora, questo qui non è Ulisse, questo è un uomo qualsiasi, vedete, non c'è la nave, non ci sono i compagni,
però queste sono due sirene che chiaramente lo stanno tentando, stanno cantando, hanno le bocche aperte, vogliono parlargli nelle orecchie e lui cerca di difendersi, insomma, di allontanarle. È un uomo, non è Ulisse, ma è come Ulisse, cioè è una persona adulta, matura, che sente il racconto della sua gioventù ed è in grave pericolo, perché a furia di sentire questo racconto lui perderà la voglia, il desiderio, l'entusiasmo, le forze per continuare a vivere e per vivere anche quello che è meno bello da vivere, insomma, forse la maturità avanzata, la vecchiaia. E questo tema si ripete su molti vasi, vedete, questo è un vaso etrusco da Cerveteri, stessa cosa, non mi ripeto, capite perfettamente che il tema è sempre lo stesso. E qui c'è la conseguenza ultima del canto delle sirene. Chi ha sentito il canto delle sirene e si è lasciato abbindolare, alla fine è morto, quello è un cadavere. Qui la sirena ha ottenuto il suo scopo, il poverino è morto. Questo è un vaso che poi, fra le altre cose, sta in una collezione privata. È un miracolo che ce ne sia il disegno, ma è scomparso. Mi sa che lì in quale casa vediamo che esiste ancora. Grazie. Qui abbiamo una famosa coppa. Guardate, queste sono delle navi. Qui la nave è ritornata, però c'è un solo uomo, vedete, sono due navi con due uomini a prua e qui c'è la sirena, si riconosce, stanno a colloquio con la sirena. La sirena non sa tutto, questo forse ho dimenticato di dirlo, la sirena non è onnisciente, la sirena dice io so tutto quello che accade sulla terra, non tutto quello che avverrà, neanche tutto quello che è avvenuto. In realtà io so tutto quello che sta nella tua mente. La sirena ce l'abbiamo dentro. Quando questo signore parla con la sirena, in realtà fa i conti con la sua coscienza, con i suoi ricordi. Stessa cosa, qui la signora, l'uomo barbuto, vabbè, ci siamo, va bene anche qui, no? Non va bene. Questi sono dei vasetti piccolissimi, probabilmente avevano una funzione funeraria, e ci sono queste sirene piccoline che parlano con dei personaggi. Sono degli uomini che parlano con la propria coscienza, in sostanza. Qui cambia già la prospettiva. Vedete le sirene sono molto più colorate, molto più simpatiche, hanno il nastro nei capelli, la collarina, hanno le braccia, le mani suonano, Ulisse sta sempre lì, per carità, ci sono i delfini. A me pare sempre, questo pare una specie di musical, quello di Lester Williams, una cosa allegra. Qui sta cambiando molto lo scenario, non c'è più la cupa tentazione, seduzione delle sirene, qua comincia ad essere un'operetta. E anche qui, vedete,
come sono tre, una canta, due suonano e poi sono piene di ornamenti. Questi ornamenti ritornano lì. Ritornano sui vasi pestani, cioè di Pestum, la grande ceramica di Pestum del IV secolo avanti Cristo. Eccola la sirena, guardate, questi sono Oreste e la sorella Elettra, che si incontrano sulla tomba del padre Agamennone, stanno portando delle offerte sulla tomba del padre. Quindi è un vaso che svolge un tema serio, un tema luttuoso, e sopra ci hanno messo la sirena. La sirena va bene perché col suo canto accompagnava i defunti, ipnotizzava i defunti, li faceva addormentare serenamente. Alla fine acquista anche questa valenza. Ma qua comincia ad essere una sirena un po' curiosa. Intanto vedete, nudo, c'ha un bel seno, sì, c'ha un cesto con le offerte funebri, poi c'è uno specchio in cui si rimira, cioè è vanitosa, questa è una donna, già una sirena piuttosto vanitosa. Qui ce n'è un'altra, addirittura, questa c'è il tamburello, collane, collanine, ninnoli, tutti gli adornamenti femminili possibili e immaginabili. Il tema del vaso è la nascita di Leda, la donna più bella del mondo, no, la figlia di Leda, cioè Elena, la famosa Elena per cui scoppiò la guerra di Troia. E guardate questa sirena così, che cosa c'ha in mano? Una ciotola d'acqua in cui va ad abbeverarsi un bianco piccione. Ora qua siamo tutti adulti e vaccinati, è un simbolo sessuale. Cioè, che lascia poco immaginazione, insomma. È una sirena che comincia a virare verso la seduttrice che offre sesso, e qui proprio ci siamo in piedi. Questo è un famoso vaso di Pestum pestano. Dai. E qui c'è di nuovo la nave, c'è Ulisse, ci sono due sirene, vedete, sono due sirene colorate, disinibite, disinvolte, mezze nude, cantanti, allegre, ballerine. Il nostro Ulisse sta cercando disperatamente di acchiapparle. È un Ulisse che è diventato un po' cialtrone, insomma, un po' vittima della seduzione femminile di queste sirene. Qui siamo nel IV secolo, circa 5 secoli dopo Omero, probabilmente già la commedia greca li aveva messi in ridicolo, si rideva su questo episodio delle sirene. Stiamo avvicinandoci alla fine, vi rassicuro. Questo è un famosissimo, no, è più veloce, è un famosissimo vaso che si trova a Londra, al British Museum, in una vetrina che ha una delle più belle e più importanti. E qui che succede? Succede che le sirene, una si sta già suicidando praticamente, si sta precipitando in mare, un'altra si sta preparando a farlo, questa pure lo farà. Perché? Perché non sono riusciti a sedurre Ulisse. Ulisse le ha praticamente ignorate. E loro, offese nella vanità, insomma, nell'orgoglio femminile, hanno deciso di, si chiama cataponticus, cioè il salto in mare, è la tipica modalità suicida delle donne sedute e abbandonate o innamorate senza speranza. Cioè nella letteratura greca e anche latina ci stanno decine di eroine, di donne, di personaggi femminili che in quella situazione si suicidavano in questo modo. Le sirene sono diventate così donne, diciamo, non sono più uccelli, che si suicidano perché innamorate, insomma, non sono riuscite a sedurre Ulisse. E qui siamo praticamente all'epilogo. Sì, questo è il disegno. Vabbè. Siamo all'epilogo perché
che cosa hanno inventato poi in età ellenistica, intorno al terzo, secondo secolo, si sono inventati i greci d'Italia, i greci che erano venuti a colonizzare le coste italiane, che le sirene stavano sugli scogli dei galli, che infatti hanno il nome greco sirenuse, sirenusei vuol dire gli scogli delle sirene. Non è vero, Omero non dice niente, avete visto, però i greci che vennero a colonizzare le nostre terre si inventarono questo posto del proprio ideale per le sirene, e va bene, benissimo. Quindi noi siamo collegati con le sirene, cioè non con quelle con la coda di pesce, casomai, abbiamo le sirenuse. E allora che cosa si inventarono? Che le sirene al passaggio di Ulisse rimasero sconvolte, offese, sedotte, abbandonate, si gettarono in mare per la disperazione, i loro corpi furono portati un po' in giro dal mare, il corpo della sirena Partenope approdò sul lido di Napoli, dove si trova adesso Castelbellomo, non mi ricordo come si chiama, Megalide, il salotto di Megalide, e lì fu sepolta, ricevette onori eroici, e quindi poi le intitolarono a Partenope, le intitolarono la fondazione più antica di quella che poi è diventata Napoli. Partenope sarebbe il nome di Palermo, cioè la città antica. Poi quando fecero la città nuova, Neapolis, e quella è Napoli naturalmente, Partenope sarebbe il nome della sirena, e a Napoli la sirena aveva onori, giochi divini, e poi non ci meraviglia che ancora la sirena di Pina Corona è un po' modificata, abbiamo capito, però è un uccello, vedi? Niente, concludo con queste sirene che sono nostre. Queste stanno al Museo Correale, questa è ceramica pestana del IV secolo, questa sta al Museo Vallè, bellissima. Attenzione, la ceramica greca è piena di sirene, ma nel 90% dei casi sono sirene puramente esornative, sono di abbellimento, ma non hanno più il senso dell'antico mito Omero. Io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione. Dopo vi facciamo sentire una canzone di Capossera, che ha capito perfettamente l'archetipo omerico e l'ha rifatto in una canzone molto dolce, un po' lagnosa, diciamo la verità, però se fate caso alle parole rispecchia perfettamente quello che vi ho detto. Io ringrazio Enzo, ovviamente la storia delle sirene è molto lunga e complessa, tutti i passaggi che ci sono stati, lui l'ha riassunto in questo bellissimo libro che potete trovare presso la libreria Tasso, oppure se volete andare stasera ce l'abbiamo qualche copia anche. Va bene, quindi abbiamo capito che la sirena ce l'abbiamo detto, però insomma si può pure vincere questa sirena, no? Quando ci viene in mente di essere troppo importanti, di voler parlare subito sempre di loro, forse è meglio pensare a questo mito delle sirene, ed è una tentazione penso che abbiamo tutti. Adesso godiamoci la cena e pensiamo al prossimo incontro. Il prossimo incontro, ve l'ho detto, ci sarà questi incontri.